Ciao, rieccomi e bentornate sul mio canale. Oggi vedrete poco la mia faccia, ma vedrete tutto quello che ho messo sul tavolo. Mi è stato chiesto se potevo far vedere tutti i miei smalti come li tengo. L'unico modo è metterli qua e farvi una specie di vlog. Spero che vi piaccia. Un bacione! Adesso facciamo un po' di mal di mare a ruotare la videocamera. Tranquille, passerà. Dove cominciamo? Questo è il povero tavolo. Meno male che tanto non c'è nessuno a mangiare oggi. Da dove cominciamo? Direte voi, da questa bella scatolina con i gufi? No, da queste due scatole che sono i miei smalti, diciamo, al momento preferiti. In questa scatolina, ovviamente, ci sono gli Essence Gel No Lamp. Sono i miei preferiti del momento, lo sapete, questi sono tutti i colori che ho. E qui ci sono la sua base e il suo top con cui mi trovo benissimo. Ho questo acetone, non acetone della Deborah che mi avevano dato in omaggio comprando uno smalto che sto finendo, mi trovo bene, costa un po' troppo a comprarlo, userò quello che uso sempre da 50 centesimi che va benissimo, senza acetone anche quello. Qui ho i miei nuovi smaltini della Rimmel, quelli con i fiorellini che ho messo le foto su Instagram di Rita Ora. Questi sono dei L'Oreal effetto jeans che non bastava, non fossero belli i primi due, ma ne ho presi tre, giusto perché Elena, fatti del male. Qui ho i Kiko, quelli ultimi usciti, di questo no, è il violet, non ho la scatola, ma tanto non mi perdo niente. Questi sono gli unici colori che ho preso e credo che prenderò perché insomma, io non mi ci trovo. Sono dei colori fantastici, ma non piacciono questi smalti. L'apricot di Dior, che è tanto tanto famoso, sì, per carità, va bene sulle mie unghie, fa morire pure quello, fantastico. Questi sono i miei adorati Nail Water Decol che ordino su AliExpress, che ne ho tantissimi, ne ho ordinati ancora che mi devono arrivare, mi piacciono, se devo fare una nail art, disegno così, su quello sono peggio di una bambina, anche questi. Questi invece li ho presi all'outlet a Brescia, nel negozio L'Oreal, sono sempre Water Decol, non li ho mai usati, dovrò provare anche questi. E questa è una delle scatoline meraviglie. L'altra scatolina è questa dove ho i Deborah Gel Effect che mi piacciono tanto, sono meno omogenei degli Essence, però sono metà dell'anno scorso e metà di quest'anno praticamente. Quest'anno, l'anno scorso li davano con il top quando erano in offerta, l'effetto gel che crepa tutto lo smalto sotto, non si sa perché. E quest'anno li davano in omaggio con quello matte, così me ne trovo in una scatola là, tanti che non si sa. Evviva! Questi sono i Kiko della Daring Game che io ho comprato solamente, esclusivamente in saldo. Non so con la luce cosa vedrete, perché a prezzo pieno non ci pensavo proprio a comprarli. Dopo ho visto che a parte il rosso li ho trovati quasi tutti in saldo, per me va benissimo così. Questi con il tappo argentato sono gli Essence della collezione Cinderella, che ovviamente li ho comprati tutti perché potrei mai io non avere tutti gli smalti della collezione Cinderella. L'ho aspettata tanto questa collezione, l'ho desiderata tanto e me la sono comprata. Cioè, guardate il top, stupendo. Questo è un Essence per nail art, il peel off, che io metto a volte ai lati dell'unghia sulle cuticole per fare tipo l'effetto spugnato sopra, poi tiri via la pellicolina che si forma. Questi li avevo comprati da Sephora l'anno scorso e sono dei nastri, si applicano sulle unghie e si riesce a fare una nail art. Questa le stelle. Questa è il leopardato e questo ha i cuoricini, erano gli unici tre usciti, non so se adesso ne hanno fatto altri. Questo è l'unico smalto P2 che ho al momento, vediamo se si riesce finalmente a vedere il colore, bellissimo. Non l'ho ancora usato, ne parlano così bene, poi hanno anche un prezzo accessibile. Questo è di Catrice l'effetto ombré che devo ancora usare. L'hanno fatto simile di Essence, certo che la Cosnova ha una bella fantasia, almeno facesse i prodotti diversi, va bene. Poi questo è di Essence e fa l'effetto che si vede la notte, che non si riesce a fotografare perché se deve esserci buio perché si vede. Comunque sì, si vede di notte se si carica sotto la luce di una lampada. Questo era un top coat per esaltare le nail art, sinceramente non l'ho mai usato. E questa è la scatolina delle meraviglie, andiamo su quella bella scatolina lì, ma sì. Questa è ancora più meravigliosa perché qui dentro abbiamo tutti smalti, top coat, effetti speciali, peggio di un film. Questa
cominciamo dal lato. Qui abbiamo un Essence. Io spero che si riescano a vedere tutti questi. Queste qua erano per le nail art con il pennellino lungo sottile. E questi sono vecchiotti, avranno come minimo 2 anni, 2 anni e mezzo. Però secondo me scambiano ancora. Questo invece, questa è la fila L'Oreal. Facciamo una cosa circa in ordine, dai. Questi sono tutti top effetti speciali dell'Oreal. Che io prendo quando trovo a meno di 3 euro, ovviamente, perché ma li ho, cioè li sto, non è che li ho presi tutti in un momento, vero? Li sto, questo ad esempio a 2 anni, pian mano quando li trovo non mai a prezzo pieno, cioè costano troppo, cioè, ce ne sono alcuni. Io quando vedo sta roba qua, cioè come si fa a resistere? Io non riesco. Questo è simile al Pupa che sono usciti adesso, infatti io i Pupa non li prendo, uguali a questi, ce ne ho già uno così e non è che mi faccia impazzire, vado a prendere i Pupa. Questo è fantastico. Credo che sarà un video lunghetto, spero vi piaccia. Questo fiorellini. Questi sono effetti, sirene si chiama, infatti c'è scritto qua sirene. Cioè, veramente, questo, poi c'è il bluette. Io non resisto, questo è di HM che era insieme agli altri due, che sono questi. Forse 4 euro di qua insieme. Poi questo è della Bad Girl. Questo è di Essence, che adesso basta rimescolarlo. Torna tutto come nuovo. Questo assomiglia moltissimo al Cinderella, eh. Questo è di Kiko, è un fancy top coat. Mi sembra di essere. Questo qua è un altro di quelli che si vedono alla notte, cioè se li illuminate, infatti poi è stato il buio. Questo l'ho appena preso, abbiamo scoperto io e Frenchy, Pioggia di Stelle, abbiamo scoperto che lei ce l'ha di Catrice, io ce l'ho di Essence, ma alla fine sono uguali. Tesorina, ti saluto anche te. Questo è il camouflage. Questi sono di Maybelline. Sto andando un po' di qua, un po' di là. Questi hanno i cuoricini. Mannaggia la miseria, non si vedono niente. Di Maybelline, li ho trovati in offerta da acqua e sapone. Ne prendevi due e costavano meno. Non mi ricordo come l'ho offerta. Comunque, potevo lasciarle lì. Questi sono gli olografici di Pupa che io ho usato per fare una cosa che avevo messo su Instagram. Questi sono quelli nuovi di Pupa che ho messo le foto. Sono bellissimi. Questi sì, sono proprio carini. Anche messi. Questa me l'ha mandata Silvietta, è il tuo questo? Mi sta proprio sì. Questo è un altro degli effetti. Questo, cioè, guardate. Questi andavano a coppie di Essence, cioè andava il viola ad esempio con il suo top viola, il rosa, non avere più il suo top, l'ho perso in giro, questo è l'azzurro con il suo azzurro, basta mescolarli un po'. Questo di Catrice, guardate questo. Questo è l'Essence Latex, non l'ho ancora provato sinceramente, un altro olografico. Questi sono i rimmel usciti questo dicembre, mi pare, gli Space Last, così rosso dritto, cioè considerate che io li prendo sempre in straofferta, cioè te ne danno due, ne prendo uno, un prezzo pieno, zero che zero. Questo è un glitter di Kiko. Qui ho messo tutti quelli, questo assomiglia anche a un altro di Essence, alla fine gira e rigira, se state lì, guardate questi con le pagliuzze, state lì, gira e rigira, sì, si assomigliano, però dopo hanno quel qualcosa in più che dicono, ok, vieni a casa con me, questo sono quasi sicura che nei nuovi gel No Lamp sia uguale, via che gli hanno cambiato il nome, questo sono quasi sicura. Ma la maggior parte dei colori sono simili, via che li hanno o rifatti o hanno cambiato la collezione, mi sta venendo il dubbio, però guardate questo basta scuoterlo un po', è di Essence, l'ho cercato tanto, è l'Happy Holiday, guardate l'effetto, no, palla di neve, quelle da collezione, troppo. Questo, guardate questo di Pupa, questo è di, questo qua basta scuoterlo, anche questo che si riprende un attimo, guardate questo di Essie, l'avevo preso al
all'outlet a Brescia, dove c'è, hanno L'Oreal e hanno anche degli smalti Essie, proprio grazie a questo. Forse li finiremo, questi erano i Fancy Topco. Ragazze, questi sono i miei tesori, cioè per me questi sono in ordine, nelle sue belle scatoline. Erano arrivati qua, questo. Queste belle scatoline non sono alla luce, sono nell'armadio, quelli che mi piacciono di più li tengo più comodi. Di questi ho anche il blush che mi piace tanto. Eccolo, oggi è la giornata che va così. Vabbè, non si è rotto per fortuna. Mi è venuto un infarto, più per lo smalto che per la mattonella o per il disastro che potrebbe succedere, eh? Sinceramente detto tra noi. E questi sono tutti gli effetti speciali. Poi qui abbiamo una mega gigantesca piastra per fare un nail stamping che avevo ordinato su internet. Anche questa fantastica, vero? In questa scatolina tengo tutte io i tappini per fare le nail art. Ricicliamo tutto quando li ho finiti, finalmente li butto nella plastica. Poi ho preso le mie borchette, scatoline dai cinesi, me le sono divise, le palline, le microsfere, i fiorellini. Si vedono se mi metto dietro. Qui sono altre borchette, microsfere colorate, cioè le avevo ordinate, un po' le ho trovate anche dai cinesi, brillantini, ma le ho anche ordinate su internet, questi sono i Fimo, altre stelline, altri Fimo, potrebbero essere divisi tra frutta e fiori, qua ci dovrebbe essere la frutta, li ho divisi, nelle scatoline sono tutti in ordine, questi sono gli stripping tape, quelli colorati, i nastrini. Ne ho tanti, erano costati questi, mi pare, ma questi avranno 4 anni forse, di 20, 22, erano costati 6 euro su eBay anni fa. Poi ho altri microsfere, queste sono di Essence. E qui ho altre pagliette, queste qua sono invece nail stamping, ma che si fanno così, si mette il colore sopra e poi si poccia. Sinceramente non ho ancora provato a farlo. Questo è un foil, ma se non riesco a trovare la colla per poterlo usare, qui ci ho messo dell'alcol e ci ho scritto bene cosa c'è scritto, perché metto nel bicchierino l'acqua, ci metto dentro le goccioline di smalto e poi ci spruzzo l'alcol sopra e faccio nel cipoccio dentro il dito e faccio la mia nail art. Sì, è un po' sbavosa, ma in questa scatola qua la sbavosa mi è piaciuta. Ho i miei unici pupa che sono questi. Pupa, cioè ha queste boccettine che cappottano dappertutto, che sono insopportabili. E sono i gel, i Lasting Color Gel, ne ho tutti di più di colori, mi piacevano tantissimo. Però a un certo punto, boh, hanno cominciato a non piacermi più, non mi ricordo per quale motivo. Qui ho altri smalti particolari di collezioni, varie collezioni della Piccola. Questa era la Digital, questa è la Celebration. Che sono tutti particolari, anche questo sembra un azzurro normale, ma poi alla fine ha un'ombreggiatura particolare. Questi sono gli Sugar, ma sono quelli barluccicosi. Questo qua è un altro che è praticamente tutti brillantini. Anche questo qua è particolare. Cioè, i Kiko normali non mi piacciono tantissimo. Questi qua erano quelli che costavano 1,50 euro, credo, quest'inverno. No, questo è la NASA. Ma questi mi pare che erano quelli in offerta 1,50 euro, che hanno fatto uscire tutti i nuovi. Cioè, hanno dei colori fantastici. Poi la resa, cioè io parlo sempre su di me, la resa è quella che è. Vabbè. Questa scatolina qui invece ho i Deborah Prêt-à-Porter, che sono dei buonissimi smalti, hanno tantissimi colori, di solito anche questi li trovo a meno di 3 euro, però sono difficilino da stendere. Alla prima passata non sono omogenei, la seconda diventano un bellissimo colore e durano anche parecchio. Qui invece ho degli altri Kiko con dei colori. Guardate che roba, che colorini, non riesco a resistere. Questo qua è il famoso Better Tan Gel Nail di Essence, che ho la prima versione, questa è la seconda versione, e ho anche la prima versione, come vedete hanno l'etichettina. Qui, questa è chiara bianca e questa è verde, perché questa è la prima versione, questa è la seconda. Non l'ho trovato così fantastico. Ah, ho trovato il compagno di quello rosa, fantastico. Poi qui ho un altro Rockout che dovrebbe andare di là, delle goccioline asciuga smalto di pupa, io non le uso tantissimo. Questo l'avevo preso all'outlet della Deborah, che una passata un colore, due passi l'altro, non mi è piaciuto.
le parole povere, non mi è piaciuto. Qui ci sono altri della collezione laser, anche questo ha un colore, vediamo se si riesce a vedere il verdino nella boccetta. No, non si riesce. Un rosa leggermente ombrato di verde. Questo è l'unico smalto Wycon che ho e ha una stesura fantastica, un pennello fantastico, come durata, anche no, e comunque sempre parlando delle mie unghiette. Questo è un altro che va nell'altra scatolina. Allora li mettiamo insieme all'altro rosa che abbiamo trovato. Birbantelli che ve ne andate a spasso. Qui ho tutti i smalti Shaka che anche questi hanno i suoi annetti perché li prendevo all'inizio per fare i nail stamping, perché sono quelli più, perché si vede, ma secondo me basta scuo, sono quelli più densi e restano meglio attaccati sullo stampino. Questi li avevo trovati in saldo all'outlet di Deborah. Sì, sono di suo, che in teoria non andrebbero sull'unghia, in pratica in Italia, da quanto ho capito, è perché questo colorante non è registrato o accettato, ma non dovrebbe succedere niente, io non li ho ancora trovati. Questo è il Magnetic Top di Essence, che è nell'altra scatolina che faccio vedere le sue palamettine. Questo è l'Hello Autumn, che dovrebbe, è il Thermo Effect, che dovrebbe cambiare colore, non ho ancora provato. Questo è il foil, che è sempre il solito discorso se non trovo la colla. Questi erano dei contenitori vuoti, che sono quelli che sopra hanno la pennina, scusate che chiudo. Se li svitate, o comunque si vede anche qua, c'è il pennellino, basta riempirlo con lo smalto. Io l'avevo fatto con gli smalti, l'avevo fatto con gli smalti di Kiko, e poi li usate per fare le nail art. In questa scatolina qua ho i particolari, ma proprio particolari, nel senso che ho questi qua, l'effetto crank, però crank colore normale, ci dovrebbero essere i crank. No, non erano i crank allora, che erano diversi, effetto no, colori normali, mi pareva ci fossero anche glitterati. Vabbè, questi sono gli sugar matte, questi sono invece sì, col colore normale, oppure ci sono gli sugar matte brillantinosi che sono nell'altra scatola, forse può essere. Poi ho uno dei pochi cupcake che non mi sono piaciuti, in questo qua, no, a me non sono piaciuti proprio per niente. Gli unici due smalti OPI che ho, un rosso e un rosa che sembra veramente smunto, smunto smunto in videocamera. Poi ho questi che erano i Magnetic e questi qua erano i Mirror, che li ho trovati in saldo sempre a 1 euro, boh, ottobre. Mi sono presa un po' di colori perché 1 euro veramente sono carini anche per fare le nail art, basta scuoterli un po', si riprendono, anche perché sono qua in ordine. Questa è una base. Questi sono anche questi, li ho comprati 1 euro, erano quelli di quest'inverno, che comunque sono sempre sugar. A me gli sugar e i matte non mi fanno impazzire, però cioè, guardate che colori, ma come si fa? Io non ci riesco. Questi invece sono gli unici smalti MINAI che ho. Questi sono effetto sugar e questi invece sono sempre sugar. Vediamo se becco uno normale. Questo è un colore normale, che però non è proprio normale, perché eccolo qua. Non è normale perché è un super colore. Questo è un chicco Sugar, invece questo è quello normale. Questo è sempre Sugar. Poi avevo preso quella che se ne parlava tanto una volta, del calcium base, che non ha fatto sto granché, le mie unghie sono così, così ce le teniamo. Questa scatolina qua invece ha i colori, diciamo, classici di Kiko, che poi tanto classici non sono, nel senso che questa era la collezione Satin, questi erano sì colori normali, questa è sempre la Satin, questi colori normali Satin, sì, sono poi la Celebration, questi sono, vediamo se si riesce a farli vedere, quelli un po' particolari. Ho un Essence, che è un Essie, che è il Blank, che non trovo proprio una cippa. Questa collezione qua è la Duochrome. E questi erano quelli opachi alla fine, i Demi, che sono praticamente opachi, però devo dire che di tutti gli opachi che ho visto finora, questi qua alla fine erano quelli che mi sono piaciuti di più, quelli che ho visti. Siamo arrivati all'ultima scatola, bellissimo, dai, questa è la scatolina che è un po' accessori, spugnette per fare gli effetti spugnette, le spugnette per fare lo smalto. Scotch serve sempre per fare le nail art.
questi sono, li avevo presi su AliExpress, sono stencil per fare i disegnetti, qua ci sono tutti i vari dot che prendo in giro dai cinesi, quelli là, pagandoli veramente scorta di Top Coat e base di Essence, non si sa mai. Questo è una crema cuticole super super naturale, puzza da morire, io non mi ci trovo, infatti ancora lì. Tappino che uso per mettere l'acqua e fare le nail water decal. Poi qui ho altre borchette, altri, questi sono adesivi, non sono nail water decal. Poi fiorellini secchi, cartonelle, tutto dai cinesi, vero, sta roba qua. E questi sono i nail patch, quelli sono brillantini. Poi qua abbiamo un altro. Questo è il polka dot di Maybelline, che andrebbe nella scatolina di là, e qua ci sono altri colori. Questi proprio non mi sono piaciuti, questi qua di questa separata, proprio no no no. Questo sì, mi piace tantissimo, ma costa 8 euro, e per prenderlo fino al Leone a Brescia, che per me è lontanissimo per trovarli. Questi sono gli unici smalti di Collistar che ho, non mi piacciono sto granché, non mi fanno impazzire. Questo me l'ha mandato Silvietta anche, carinissimo. Questi sono altri smalti Kiko. Poi qui ho i magnetici di Kiko e quelli di Essence, che fanno, questo fa un disegno, questo ne fa il cuoricino, dovrebbe mancarne uno, ma vabbè, questi invece sono quelli di Kiko, fanno questi disegni qua. Poi qua ho questo pennello che ho trovato di Essence, che devo ancora provare, ma mi ci metterò. È una base Collistar che non mi fa sta grande differenza neanche questa, e oltretutto puzza da morire, che non si sa. Bene, questi sono tutti i miei smalti. Vi saluto e vi do un bacione. Ciao!